Con un nuovo video parliamo di sieri, per questo sono completamente struccata sul viso perché parleremo di sieri viso, ma soprattutto quali sono i sieri top per l'autunno? Quali sono quelli che sto utilizzando e che sto apprezzando sempre più? Mi sono anche appuntata un po' di cose su qualche siero. Allora, io ne ho selezionati un po', forse un po' tanti, ma a voi ne bastano due. Dovete comprarne solo due, una al mattino e una alla sera, non ve ne occorre altri. Io sono semplicemente una grandissima patita e quindi qui ne vedrete troppi. Cosa ci volete fare? Quando una è appassionata, è appassionata. Allora, parto da questi due che sto amando molto. Questo l'ho quasi terminato. L'ho utilizzato davvero tanto e ce l'ho da un po' più tempo ed è questo dei Provenzali, è il siero viso biologico, rosa moscheta, rassodante e uniformante. Io l'ho amato moltissimo e è un siero in crema, tra l'altro lo trovate eventualmente anche su Ecoverde, mi sono scritta un po' di cose a 10,99 e contiene la rosa canina, guardate un po' gli inci. Poi contiene il burro di karité, l'acido ialuronico e l'olio di avocado, proprio per una pelle più compatta e luminosa. È un bel siero su base cremosa, perfetto proprio per questa stagione, mi piace tantissimo. Devo applicare un po', visto che non mi sono... vabbè, ora non ho neanche lo specchio. Ho applicato solo, ho fatto la detersione. E ok, in realtà non va massaggiato, quindi ho messo solo uno specchietto qui, vediamo. Ok, ho messo il contorno occhi, è bellissimo, molto piacevole. Indicato anche se avete una pelle sensibile, ve lo consiglio. L'altro è questo di Cartier, che mi piace tanto. Qui parliamo già di un brand, insomma, francese. È un siero lisciante e rivitalizzante. Eccoli qua, eccolo qua. E anche questo lo trovo ottimo da utilizzare alla sera e agisce quindi durante la notte. Mi piace perché mi compatta bene il viso. Ha proprio una texture, sono delle coccole, questi sieri sono delle vere e proprie coccole. Dopo aver visto tutti quei sieri che abbiamo visto appunto in estate, che ho utilizzato prevalentemente in estate, che erano tutti a base d'acqua, leggerissimi, adesso sono proprio nuove formulazioni completamente diverse. E che cosa ricerco io? Idratazione, anche nutrimento, perché la mia pelle è sia disidratata che secca. Glow, quindi ricerco luminosità e quindi vi faccio vedere quindi un po' di prodottini che servono proprio a questo scopo. Idratazione super mega ultra la dà questo siero di SVR, che tra l'altro, visto che è scontatissimo su Marianò, vi lascio qua sotto il link, guardate l'info box, da 36 mi sembra 25. Sto parlando del siero vitamina B3, che è pazzesco. Questo si chiama Ampoule e Hydra ed è pazzescamente idratante. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sì, l'avevo visto proprio scontato, quindi vabbè, non me lo sono scritto, ma l'avevo visto e lo sto, non è che lo sto utilizzando, me lo sto mangiando praticamente, perché noto proprio che la mia pelle ne beneficia moltissimo, perché ogni tipologia di pelle sappiamo che deve essere idratata. Questo invece è proprio leggero come texture, come sì, sensorialità, molto molto leggera, si assorbe molto velocemente e vedrete subito la pelle giorno dopo giorno cambiare, perché l'idratazione è alla base di tutto, non dimentichiamocelo. Poi per quanto riguarda il glow, assolutamente One Two Free di questo brand che troviamo da Douglas in esclusiva. Questo è il Super Glow Serum, pazzesco, e lo sto utilizzando insieme al suo magico tonico, il Magic Toner.
Questo ha una texture molto molto particolare, molto curiosa, perché allora è una texture, come vedete, sembra acqua leggerissima, ma se voi l'andate proprio a sentire bene, no? Quindi a tastare con mano, come si suol dire, percepirete che è molto particolare, sembra che sia una essence più che un siero, perché ha questa texture doppia, un po' più spessa, ecco. Però anche questo devo dire che mi fa letteralmente impazzire. Poi un'altra rivelazione, questa infatti è un po' più recente, è questa di Ole Ericsen, questo siero che avevo comprato non so se il mese scorso circa o 2 mesi fa, no, forse il mese scorso. Questo è il Truth Serum. Allora, pazzesco. Io sinceramente non pensavo. Ho preso la Travel Size. Vi lascio qua sotto il link se trovo la Travel Size. Qui ho scritto qualcosa che è formulato con vitamina C e collagene ed è proprio un siero illuminante anti-età. Anche questo mi sta piacendo tantissimo. E ho proprio notato una bella luminosità, una bella azione anti-invecchiamento cutaneo. E guardate, anche questo è leggero, è molto molto piacevole. Ora chi è che mi chiama? Dalla Francia? Niente, non rispondo. Dalla Francia, chi mi deve chiamare? Vabbè, roba da matti. Ora anche il call center in Francia. Bene. Lo applico un po' sopra, così anche a modo dimostrativo, insomma, per farvi vedere. Sono stupendi questi sieri, uno migliore dell'altro. Poi ci sono i miei capisaldi, cioè quelli che proprio non c'è storia, e sono sempre loro. Eteria, l'Antiox, che sto piano piano, insomma, no, finendo, no, perché ce n'è ancora di prodotto, utilizzando, dicevo, perché poi quelli che preferisco di più, allora, o li termino subito, oppure li tengo lì, proprio lì centellino, centellino, lì centellino, sì, vabbè, insomma, li utilizzo poco alla volta, e l'Intensive Antiox Concentrate. Questo è un siero pazzesco, perché è a un inci che se voi vi mettete lì a leggerlo rimanete a bocca aperta. Allora, questo di Eteria costa 40 euro, ma comunque vi lascio tutto qua sotto. È ricco veramente di antiossidanti con coenzima Q10 e ha tantissimi di quei attivi che non ve li posso neanche leggere tutti. Allora, partiamo dal tè verde, passiamo al, cosa ho scritto qui? Alla rosa damascena, vitis vinifera, quindi rimpolpa, leviga, protegge la pelle, insomma, è un siero che fa tutto e che ve lo deve, cioè, ve lo consiglio in assoluto. Poi un altro caposaldo è questo che ho comprato più e più volte di Biofitorelax, un altro prezzo rispetto a quell'altro. Ve lo consiglio perché io mi sto trovando benissimo come sempre. Scusate, stanno facendo i lavori. Si sentono, vero? No, non vorrei darvi troppo fastidio. Comunque è Luxe Lift Argan di Biofitorelax, lo trovate spesso scontatissimo, vi lascio qua sotto il prezzo, vediamo se me lo sono scritto, 12,68 mi sembra su Douglas. Questo l'ho utilizzato non so quante volte. Ottimo. Cosa fa? Illumina, leviga la pelle, idrata, è un siero multiattivo. Tra l'altro è perfetto anche per il contorno occhi, quindi potete fare un'applicazione unica. Top. Poi un'altra certezza è diventata nel corso degli ultimi mesi lui, ma ve lo avevo già annoverato tra i miei preferiti, sto parlando del White Botanica, un siero di Rocher che costicchia un pochino, ma che rende la pelle subito luminosa e priva di macchie, ed è appunto questo che si chiama Brightening Youth Essence, comunque è il White Botanical, eccolo qua. Questo
Questo di Rocher, cosa mi sono scritta? Scontato, costa 27,95. Contiene, ha degli estratti molto molto particolari, ovvero l'estratto di lupino bianco e liquirizia, che combattono entrambi le macchie, rendono la pelle sempre più luminosa, quindi hanno un'azione proprio schiarente. Davvero particolare questo siero, e quindi insomma, se lo trovate ancora scontato, ve lo suggerisco, ve lo consiglio. Poi, ovviamente, come non poter citare loro che ci sono sempre nella mia routine, che sono loro. Si è aggiunto questo, che forse lo prediligo ancora di più a questo, che comunque ho utilizzato moltissimo e che continuo a utilizzare. Sto parlando dei due sieri di Royal Beauty, il siero Perle d'Oro, questo è quello ultra idratante al collagene, che utilizzo magari alla sera, che ha, vedete, le perle più grandi. Invece questo ha le perle più fini, più piccole, più sottili. Questo invece è la versione siero polvere d'oro, si chiama, antirughe illuminante con acido ialuronico. Ve lo faccio vedere. Lo faccio vedere, facciamo un po' qualche video dimostrativo, più o meno. Allora, intanto ve lo faccio vedere, ricco di pagliuzze d'oro 24 carati. Voi lo stendete, lo applicate e vedrete che luminosità fin da subito. Allora, a parte che alcune si notano proprio a occhio nudo. Scusate, ma stanno facendo i lavori, come vi stavo dicendo poc'anzi, e è così. Faccio vedere. Allora, io dopo l'estate avevo, vabbè, sul naso ancora un pochino, qualche macchiolina qua. E comunque, vabbè, il siero principe antimacchie, sapete che è quello di Caudalie, quello proprio. È il mio preferito, ora vabbè, non ve lo nomino perché non ne potrete più, non l'ho inserito. Quello è top, top, top e top. Poi, altri sieri pazzescamente illuminanti sono questo di Sephora, che non è affatto male, questo viene 19,90, una cosa del genere. Forse lo trovate in qualche kit scontato. Anche questo mi piace molto, l'ho forse utilizzato un po' meno, ma lo amo. Assolutamente, e magari lo utilizzo più al mattino, come sempre, tutte le cose più insomma, che rendono la pelle luminosa, mi piace utilizzarle al mattino. Ma sempre illuminante abbiamo volendo, dove l'ho messo? No, forse ve li ho fatti vedere tutti. No, anche questo di Sephora, quello piccolino che costa 9,95, 9,99, che è questo. Ed è quello al pompelmo, che ora sto quasi quasi terminando. Anche questo ve lo consiglio, ma ve l'ho già consigliato diverse volte. Quali sono gli altri sieri che io utilizzo in questa stagione, in questo periodo dove le temperature si sono un po' abbassate, dove c'è tanto vento, quindi la mia pelle che è molto molto sensibile, abbastanza sensibile, ora molto molto forse no, però abbastanza sensibile. Ha bisogno anche di sieri un po' protettivi, di sieri come avete visto, sia su base cremosa, ma eventualmente anche no. Allora, sicuramente torna a farmi compagnia Darphin. Questo è un siero amatissimo da me, che è l'Hydra Skin, ve ne ho già sicuramente parlato. È un siero idratante molto leggero, ma che ha una texture molto particolare e che vi dà un'idratazione potentissima, a mio avviso, un'idratazione unica. Non so, io sono innamorata di questo siero, ha proprio una ha questa, insomma, questa capacità di idratare la pelle in profondità e io lo amo. Poi sicuramente vi voglio citare questo di Love Care, che è un siero anti-età multilift. Ha varie tipi, sì, insomma, varie, volevo dire, sì, multilift, e poi lo faccio vedere questo qua che mi piace tantissimo, con tutte queste particelle, un po' come i fluidi che vi avevo fatto vedere. Poi
Poi dei fluidi e degli oli viso, perché io utilizzo a bizzeffe, oli viso, vi parlerò nella prossima puntata, la prossima volta. Questo anche è un siero meraviglioso che mi piace tantissimo, che mi dona una bella compattezza, elasticità alla pelle. Allora, vedete queste particelle? Poi andando a massaggiare, ovviamente si fondono con la pelle, cioè all'interno di queste particelle ci sono proprio tutti gli attivi liftanti, gli attivi antietà, ma questo è pazzesco. E spesso poi questi sieri li applico e poi applico gli oli, insomma, faccio più strati, applico, insomma, dipende. Ah, un siero pazzesco alla vitamina C, ma ci torneremo sulla vitamina C, faremo poi un recap. È questo di Biolan Yatho, di cui vi ho parlato tante volte, che è il siero booster Power C. È un siero detox, è un siero che dona una grande luminosità alla pelle, è un siero di cui utilizzo tra l'altro anche la crema viso. Questo lo troviamo solo negli istituti di bellezza. E ho scritto qualcosa di Biolan Yatho, scusate, di Biolan Yatho. No, avevo scritto solo quelle cose, cioè quelle cose che vi volevo dire. E questo è un siero pazzesco, sia il siero sia la crema viso sono proprio di un altro livello, ecco. È un bellissimo siero questo. Luminosità, voglio luminosità. E anche il collo, mi raccomando, non dimentichiamocelo mai. Poi vediamo cosa manca. Manca ancora qualcosa? Mancano pochissimi prodotti. Allora, tre che utilizzo alla sera sono quelli al collagene, soprattutto la Saponaria che è uscita con questa bella chicca al collagene a un prezzo piccolissimo, collagene vegetale, anche questo mi piace tantissimo, magari mi piace addizionarlo a qualche altro siero oppure utilizzarlo da solo. Skin Labo che è sempre questo al collagene, che mi piace anche questo, lo utilizzo alla sera, ha una texture molto molto leggera, fluida e si assorbe velocemente. Sempre alla sera, l'avete visto in un video che vi lascio qui, Elementa Tense di Bioearth, peptidi più ibiscus 2%, un concentrato anti-age ottimo da provare a un prezzo piccolo piccolo. E poi ovviamente non posso non citare lei, la regina, lui anzi il re, o comunque Estée Lauder Advanced Night Repair. Come si fa a non citarlo? Non si può, perché questo è veramente il primo siero che è uscito in commercio nel lontano, mi sembra 1982, e mamma mia, aiuto qua! Ed è un siero che non si può non avere, perché questo lo utilizzate in estate sotto il solare, ad esempio. Di notte, perfetto, perché proprio è specifico per essere utilizzato anche di notte, quindi insomma dovete averlo. Questo proprio è immancabile. E direi che ve li ho mostrati tutti, i miei amori, i miei sieri preferitissimi del periodo. Ora voglio sapere quali sono i vostri, perché sono troppo troppo curiosa. Vi aspetto qua sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, nonostante il trapano. E vi abbraccio forte forte. A domani. Ciao!